Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere tutta la collezione Esmara by Heidi Klum che è uscita proprio lunedì mattina da Lidl. Mi scuso se l'illuminazione del video non sarà proprio un granché, sapete che sto facendo i lavori a casa, avete visto anche nei video precedenti e su Instagram. Qui iniziamo ora a parlare un pochettino di tutto, di modo che possa dirvi le mie impressioni di ogni capo che ho visto in negozio. Partiamo dalla camicetta con fiocco, misure 32-46, prezzo 9,90€ a confezione. Comunque trovate tutte la descrizione dettagliata di questa collezione nel video che vi lascio qui sopra e giù nell'info box. La camicetta in questione è questa, ve l'ho fatta vedere anche nel vlog in cui sono andata ad acquistare questi prodotti, perché comunque la sera avevo un compleanno e ho deciso di lavarla al volo e stirarla soprattutto e indossarla direttamente. Inizialmente volevo prendermi la camicetta quella blu, però poi vedendola bene non mi era piaciuta tantissimo, quindi stavo quasi bypassando, poi però l'ho vista aperta e questo è il capo che mi stavo litigando anche con una ragazza, perché in realtà la confezione l'aveva presa lei per provarla, ma si vedeva che le stava comunque grande, lei era molto magra perché si era affidata alla taglia che c'è scritta qui sopra, ossia la 42. Lei portava una 42, quindi ha preso quella. Poi per fortuna era con una sua amica che le ha detto: guarda che tu devi prendere una 40 o una 38, non una 42, ti va larga. E infatti questa va benissimo anche a me, anche se sinceramente non so se l'avete visto anche nel video, poi vi lascio comunque il close up, un po' larghetta anche per me, comunque la lunghezza è giusta e mi piace tantissimo. Se portate una 44 io vi consiglio di prendere appunto o una 42 o magari, se non vi interessa la lunghezza, anche una 40. Comunque il tessuto è 100% viscosa, è molto morbida, è uno dei prodotti della collezione migliore in assoluto, con un rapporto qualità prezzo ottimo, quindi camicette consigliate, se le trovate prendetele assolutamente. Passiamo poi alla minigonna, 14,99€, misure 36-46. La minigonna insieme alle scarpe ho notato quando sono andata in negozio che sono state le cose che non sono state acquistate ma neanche aperte quasi da nessuno, forse perché magari attiravano di più altri prodotti, come ad esempio la maglietta a maniche corte, il cardigan, i giubbini eccetera. Il tessuto era abbastanza buono e devo dirvi che non era neanche tanto corto. Il terzo capo di cui vi parlo è il cardigan lungo, misure dalla XS alla L, prezzo 16,99€, e come vi ho fatto vedere già nel vlog precedente sono riuscita ad acquistare il cardigan che volevo, ossia quello tutto rigato, è bellissimo, ancora non l'ho aperto, e ho preso la taglia M42-44, c'era mi sembra la XS e la M e ho preferito appunto prendere questo. È abbastanza lungo ma non tantissimo, ma la particolarità che mi piace sono in primis le maniche a tre quarti e poi queste righe, ma ragazze stanno su proprio benissimo. E poi è bello perché questo blu in contrasto con il nero è qualcosa secondo me di fantastico, questo ve lo consiglio assolutamente. Tra l'altro ieri sono tornata da Lidl per fare spesa e ho visto che tipo una ragazza, ma penso che era tipo una commessa, l'aveva indossato e ragazze le stava benissimo. Sciarpa, anche le sciarpe sono state derubate, erano davvero molto molto carine, prezzo 9,99€ alla confezione, 90 x 200 cm. Queste erano andate a ruba, mi ricordo che alle 9 ne erano rimaste tipo solo 3-4. Scarpa con tacco, prezzo 19,90 e disponibile in 4 nuance. Ragazzi, io per il problema al piede, che non so se sapete, nel caso vi lascio il video qui sopra in cui lo spiego, ho deciso di non acquistarle. Comunque ho visto che non sono andate tanto forti, ne avevano vendute solamente una, comunque non è stato proprio un capo un granché desiderato. Poi abbiamo il top, misure dalla 36 alla 46, disponibile in 4 colori. Purtroppo ragazze erano, a parte che non c'erano tantissime taglie, poi li ho visti un pochettino piccolini e stretti e ho preferito non acquistarlo. Prezzo 8,99€.
Pullover, il pullover è quello che ho su in questo momento. Devo prenderlo in realtà leopardato. Ho notato che il leopardato e il nero erano diversi proprio di stoffa. Non era, a parte che non erano così pesanti, erano proprio leggerini, ma poi la stoffa era molto più fina e sembravano molto più stretti. Invece a me piaceva proprio l'idea di questa stoffa di pullover, quindi più pesantino e magari da mettere lungo con un leggings e una bella scarpa alta. È davvero bellissimo. Ho deciso di prendere il blu e la taglia che ho acquistato alla fine è stata, come vi ho detto anche prima, la M42-44, anche se sono sincera è un pochettino largo. Il pullover è in 100% cotone, mentre la sciarpa e il top li ho sentiti un po' più sintetici. I vestiti, per questi vestiti c'è stata un po' una grande polemica. Prezzo 14,99 euro. Il problema è che io ho provato ad acquistare uno, l'ho indossato, ma veramente su di me sembrava un pochettino che cadesse così senza una forma, ma un po' già si vedeva comunque dalle foto che non era un granché. Infatti secondo me l'unico vestito carino era quello in pizzo a maniche corte, di cui ne avevo trovato solamente uno e che aveva acquistato la ragazza che era andata prima di me. Comunque la taglia non sarebbe stata la mia. Poi abbiamo la maglietta a maniche corte, e anche di questa maglietta sono stata un'ora lì davanti a vedere, a spulciare tra le scatole se per caso ce n'era qualcuna di pizzo nera, perché le altre mi sembravano delle magliette un po' più basiche. Il tessuto ho visto che è tipo viscoso. Alla fine della mia taglia c'erano anche disponibili, mi sembra, la nera e quella con le maniche blu, però io puntavo più a quella di pizzo perché l'avevo vista che era molto molto carino. Per 16,99 c'era il giubbotto taglie 36-46. Ero molto fomentata per questo giubbotto. In realtà ero andata presto lunedì solo per prendermi il giubbotto, quello con tutte le paillette nero. Era molto molto carino anche addosso, perché comunque l'ho provato, ho trovato la mia taglia e tutto quanto. Alla fine era un giacchettino normale con dei brillantini sopra, anche quello leopardato, quello nero. Non erano un granché, pensavo fossero un pochettino più imbottiti, fosse un po' più caldo. Poi abbiamo i jeans super skinny, di cui non ho trovato la taglia. Infine le sneakers, che come immaginate non ho preso, sempre per il solito problema ai piedi di cui vi parlo in quel famoso video. Tutti i capi erano contenuti nella loro confezione ben curata, ma sono sincera, moltissimi erano anche messi nell'espositore perché magari qualcuno preferisce aprirne uno per provarlo o comunque per vederlo. Io sinceramente mi sono basata molto anche sugli abiti che erano fuori, perché grazie anche a quelli ho visto un po' le dimensioni, i tagli eccetera. Naturalmente non mi sono messa ad aprire le confezioni perché non mi sembrava il caso, visto che ce n'erano tantissimi già lì. La collezione personalmente non mi ha deluso, perché comunque ho trovato 3 capi su 6 che avrei voluto acquistare. Degli altri 3 che avrei voluto, ossia il vestito di pizzo, la maglia di pizzo e il giacchetto nero e paiettato, la cosa che più mi ha deluso appunto è il giacchetto nero, perché comunque la maglia di pizzo e il vestito di pizzo c'erano, ma non erano della mia taglia. Invece del giacchetto ce n'erano tantissimi, anche la mia taglia, però pensavo che fosse un prodotto diverso. In realtà mi sono trovata sotto gli occhi qualcos'altro, e quindi un po'. Bene ragazze, con questo è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa voi avete acquistato. Ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su al video e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!